Questo è un anno decisivo per l'industria italiana autobus, ne sono convinti i lavoratori che hanno presenziato, anche se non al completo, all'appuntamento in fabbrica. Alcuni di loro non nascondono un po' di sconforto per la lentezza dei tempi di ripresa. Ogni anno che ci ritroviamo a questo solito appuntamento abbiamo delle promesse che poi puntualmente non vengono mantenute, quindi naturalmente i lavoratori sono molto scoraggiati, e non hanno fatto tutte le visite mediche, quindi si è creato anche quel contrasto tra chi sta dentro e chi sta fuori. È difficile gestire anche da parte nostra come sindacato, gestire le persone che ti accusano di dire perché io non entro, cioè ci sono delle difficoltà enormi da gestire questa situazione. Abbiamo mantenuto la calma, perché naturalmente aspettavamo Invitalia, aspettavamo che si sbloccassero le commesse, il piano nazionale dei trasporti, l'abbiamo ottenuto, che tutte le nostre battaglie, io quello è l'appello che vorrei lanciare, di non disperdere questo patrimonio, di lapidare questo patrimonio che siamo riusciti a conquistare con le nostre battaglie, perché effettivamente abbiamo scritto una pagina di storia importante in questo paese e molti lo hanno già dimenticato, lo hanno già archiviato, per cui noi non dobbiamo disperderla. La politica, lo abbiamo sempre detto e lo ribadisco, Bologna ha un approccio diverso con la politica, lì sono molto interessati, quando vanno a un incontro in regione c'è anche il presidente della regione, noi qui per ottenere qualche incontro dobbiamo sempre minacciare che andiamo a protestare, non funziona così, il territorio, i politici territoriali dovrebbero avere l'impegno di continuare a incalzare anche l'azienda, a dire come mai ci sono questi ritardi, per capire se si può fare qualcosa, però per l'ennesima volta io lancio questo appello, il 2018 è l'anno indispensabile, è fondamentale per la ripresa di questo stabilimento, bisogna accelerare i tempi perché gli autobus si devono fare bene e in tempi giusti, perché paghiamo le penali e noi non ce lo possiamo più permettere, quindi l'appello che va alla società è quello di iniziare in fretta i lavori, e quindi penso proprio che sia l'anno decisivo il 2018.